Vorrei poter ridere, ma in realtà quelli che hanno commentato prima non hanno così torto, o perlomeno non tutti. Chlorine infatti ha dei grossi problemi, ma questo non la trattiene dal fare dei danni veramente disumani. Ne parleremo in questo video assieme a questo team full 4 stelle, a parte Chlorine ovviamente. Io sono Cotoletta e preparatevi per un video croccante. Allora, Chlorine non è debole, ok? Partiamo da questo presupposto. Chlorine ha un problema. Ha un problema di essere elettro ed ha un problema di funzionare bene col dendro ed ha un problema di applicare elettro in modo davvero costante. Ora, il fatto è... Oioverse ha fatto uno sbaglio, tra molte virgolette, in 1.0. Quale sbaglio? Quello di far uscire Fischl. La A4 di Fischl è stato un problema sin dalla 3.0. In sostanza, quello che va a succedere è che quando il personaggio attivo andrà a proccare quella che è una reaction electro-related, Oz andrà a fare un colpo sul nemico. Questo colpo non ha interno il cooldown di applicazione electro e quindi andrà ad applicare Aggravate ad ogni colpo. Detto questo, perché nel team di Keqing e Fischl insieme in dendro era Fischl a fare più danni di Keqing? Perché Keqing di per sé non è che faccia così tanti danni, ma applica Electro in una maniera veramente allucinante. Parliamo di 4 volte con le due skill, perché si build Thunder in Fury, e 4 volte con la ultimate, per un totale di 8 applicazioni elettro sul nemico in 2.5 secondi, qualcosa di simile. E quindi Fischl in questi 2 secondi e mezzo va a proccare 8 volte quella che è la sua Ascension 4, proccando Aggravate, quindi dei danni veramente insensati. E ora stiamo parlando di Keqing. Parlando di Chlorine, la situazione va a peggiorare, tra molte virgolette. Ma quindi perché Chlorine è Fischl dipendente? Perché semplicemente non possono fare un personaggio che sia forte senza Fischl mentre worka con Fischl. Perché? Perché poi Fischl diventerebbe inarrestabile e senza senso. Non che ora abbia senso, però avete capito quello che intendo. Quindi sì, in poche parole, il problema di Chlorine è che worka molto bene con Fischl. Workando molto bene con Fischl, deve essere bilanciata attorno a lei. That's it. Ma andiamo a vedere il team come è composto. Chlorine, Fischl, Kirara e Sucrose. Un team full 4 stelle, che è Fischl tipo 7 stelle, ma lasciamo perdere. Chlorine, livello 90 di 90, 2035 di attacco con 128 di Elemental Mastery. Come arma abbiamo la soluzione, la sua signature a Refine 1. Chiaramente qui avete un sacco di alternative. Come detto nella guida di Chlorine, abbiamo la Black Sword, ma appunto la Black Sword è più pay to win della soluzione, perché sono 50 euro garantiti, non si scappa da quello. L'Ion's Roar in questo team va molto bene, ma chiaramente la Finale of the Deep rimane la best in slot come 4 stelle. Ma non fatti, parliamo di un scheggia di estro armonico molto molto bene. Queste qui sono le sue statistiche. Come costellazione chiaramente C0 è 1-10-10 di freaking talenti, molto bene. Ora, per rispondere al ragazzo che dice che i talenti sono bassi, a me sinceramente 136,7 di danno da caccia serrata e 109,6 per 3 di danno da impalatrice della notte patto non mi sembrano veramente molto bassi. E se non sapete come arriva a questi moltiplicatori, vi lascio al mio video su Chlorine. Attributi: abbiamo un onestissimo 77,5 di rate, questo prima del 20% bonus della sua Ascension 4, e 250,1 di damage. Recharge con Fischl non le serve, e 128 di maestria elementale è goloso. Quindi passiamo oltre, andiamo alla nostra Fischl. Fischl con 2147 di attacco, 42 di maestria elementale, arpa celeste per lei, manufatti compagnia dorata, e queste qua sono le statistiche. Il discorso tra attacco ed elemental mastery in main stat di Clessidra è sempre quello. In aggravate, attacco ed elemental mastery in Clessidra main sono uguali, vincono le substat. Quindi se avete una Clessidra elemental mastery
più forte della vostra attacco, è meglio mettere quella EM. Costellazione C6, vabbè raga, gioco dal day one, è anche normale. Ultimate, no, non è vero, è coronata e si gode. Queste qua sono le sue stat: un normalissimo 83.4 di rate con 178 di damage, 110 di recharge, idem con patate, non serve la recharge in questo team. È molto bene. Passiamo alla nostra Kirara. Kirara livello 90 con 41.218 di HP. Come arma abbiamo l'aiutante del porto, ma si può tranquillamente anche mettere una Favonius nel caso per aiutare quella che è la recharge di Kirara e di Sucrose volendo, perché appunto Chlorine e Fischl non ne hanno bisogno. Manufatti chiaramente Noblesse Oblige per andare a buffare quello che sarà il corvo di Fischl e la Chlorine nazionale. Queste qua sono le statistiche, è letteralmente un normalissimo set Noblesse con recharge e con HP. Constellation 2, talenti 699. Questi qua sono i suoi attributi e Sium. Sucrosina, allora, livello 90, anche lei 697 di Elemental Mastery. Abbiamo le epiche gesta degli ammazzadraghi, libro 3 stelle free to play, a Refine 5 per andare a buffare quella che è Chlorine del 48%, cioè buffare l'attacco di Chlorine del 48%. Manufatti abbiamo la cacciatrice Smeraldo, queste qua sono le statistiche. Constellation 6, talenti 144 prima delle costellazioni, e questi qua sono i suoi dettagli. Niente di incredibile, mi raccomando, però bisogna avere l'ultimo di Sucrose a cooldown ogni rotation. E partiamo subito con lo showcase e rotation di questo team, e mi raccomando, metti un bel like e iscriviti al canale. Molto bene, partiamo chiaramente Kirara prima in rotation, andiamo a tenere premuta la E per poi tapparla subito poi per avere il massimo numero di particelle dentro per Kirara. Dopodiché andremo a fare la ultimate, useremo l'uccello di Fischl, andremo a utilizzare l'ultimate di Sucrose, andremo a utilizzare la E per swirlare quello che è l'Electro e poi faremo chiaramente la combo di Chlorine, faremo la ultimate, faremo due E di fila perché appunto la prima E va ad attivare, la seconda E per fare l'affondo, useremo il Bond of Life della ultimate, tre attacchi e fino a quando non muore. Molto set forward, niente di incredibile, non è ingegneria spaziale. Ragazzuoli, spero che questo video vi sia stato utile, se avete qualche domanda ovviamente lasciate un commentino qui sotto, passate in live oppure su Discord, tutti i link sono in descrizione, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Koto out.